e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per portarvi i 5 musical.ly o TikTok, come lo volete chiamare, più significativi. Un po' di tempo fa vi ho portato quelli più belli, quindi se vi siete persi il video vi lascio il link nell'info box e fra un po' di video ci saranno invece i 5 musical.ly più divertenti, quindi non perdetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Detto questo, iniziamo. Adesso vi lascio il primo musical.ly più significativo. Allora, questo musical.ly lo reputo significativo per un motivo molto banale. Era il riscaldamento della mia prima gara, quindi ero molto ansiosa, preoccupata, anche se gli ostacoli erano bassi, era soltanto una 40, però c'era insomma tutta l'ansia della prima gara e quindi per me è molto significativo. Adesso vi lascio il secondo musical.ly più significativo con Nadis. Allora ragazzi, registro così perché questa è stata un'aggiunta al video. In poche parole, il secondo musical.ly, appunto questo che avete visto, ho dovuto levare la canzone perché è stato segnalato, come violazione del copyright. Io l'avevo appena pubblicato e mi è arrivata subito la notifica di YouTube, quindi l'ho eliminato perché il video mi era stato bloccato e adesso ci ho levato la musica e quindi ve l'ho pubblicato di nuovo, però è senza musica per questo. Io avevo scelto Ipernova come canzone, e quella che fa, diciamo, ci sono 7 miliardi di persone, ma io ho scelto te, quindi era, diciamo, questo il pezzo che io avevo messo nel video. Allora, questo secondo musical.ly lo reputo significativo per due motivi. Il primo è che è uno dei pochi video che ho insieme a Nadis, cioè nel senso che siamo entrambi in un unico video. Invece il secondo motivo è perché lui all'inizio nel video, se avete notato, era distaccato. Poi dopo si è avvicinato e tipo per dire ci sono tipo anch'io nel video. E poi quando nella canzone dice siamo 7 miliardi ma ho scelto te, lui si avvicina e quando dice ho scelto te, nel video si vede che lui mi ha appoggiato, diciamo, il muso qua, però in realtà lui mi ha mordicchiato, quindi è stato veramente dolcissimo e quindi lo reputo significativo per questi due motivi. Adesso vi lascio il terzo musical.ly più significativo. Allora, quest'altro musical.ly lo reputo significativo per il semplice fatto che voi dite, vabbè, cosa c'è di significativo? Cioè, l'hai pulito? Però in realtà c'è tutto un significato dietro. Quel giorno, quando sono andata a pulirlo, era 2 settimane che non montavo, perché c'era stato sempre brutto tempo. E allora ho detto no, vabbè, mi manca tantissimo Naris, adesso devo andare per forza al maneggio. E quel giorno diluviava ancora e sono andata lo stesso appunto a pulirlo. E il mio istruttore di me mi ha detto: ma cosa sei venuta a fare? Cioè, diluvia, cioè, è uno spreco. E alla fine io mi sono presa Nadis, mi sono messa sotto al lavatoio, Nadis era sporchissimo e sono stata più di un'ora lì a pulirlo, quindi cioè, lo amo veramente tanto, quindi per questo lo reputo significativo. Adesso vi lascio il quarto. Che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni. Quest'altro musical.ly lo reputo significativo perché, diciamo, se mi seguite su musical.ly, mi chiamo Scorpi97 a proposito, io ho messo la canzone A te di Jovanotti.
E io ho messo tutta una dedica particolare e quindi questo fa capire, diciamo, quanto io gli voglia bene. E lui è perfetto, si muove piano piano, avvicina la testa, diciamo, verso di me con la canzonetta di Jovanotti e piano piano batte le palpebre. Cioè, qualcosa secondo me di spettacolare, ragazzi, veramente spettacolare. Adesso vi lascio il quinto, che è anche l'ultimo. Allora, quest'altro musical.ly, se avete guardato il video, l'avete visto anche in 5 musical.ly più belli. L'ho scelto anche come significativo perché, diciamo, lui all'inizio del video stava mangiando, poi dopo si alza tipo di scatto per guardarmi e poi dopo, diciamo, io stavo distaccata da lui, stavo girando il video e lui fa così col collo che si vuole avvicinare a me e poi a un certo punto caccia anche la lingua che non so cosa voleva farmi. E poi dopo ha visto, diciamo, che non lo calcolavo, perché ovviamente stavo girando il video, e alla fine se n'è andato dentro. Però lo reputo significativo perché lui ha cercato in tutti i modi di attirare la mia attenzione, quindi veramente lo amo, ragazzi, è una cosa più forte di me. E niente, siamo giunti alla fine di questo video. Commentate qui sotto al video quale fra questi musical.ly è il vostro preferito, quale vi è piaciuto di più. E soprattutto, se vi è piaciuto questo video, lasciate un pollice in su, commentate, condividetelo con i vostri amici. Se siete nuovi al canale, iscrivetevi ed entrate in questa family. E noi ci vediamo la prossima settimana con un video nuovo. Ciao!